Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo all'arena Carpi, appunto di Carpi. Siamo entrati dentro la pista, hanno fresato, hanno abbastanza bagnato. Ok, partiamo da qua per fare tutto il giro. Piccolo gobettina, curva sulla sinistra e primo panettone. Il terreno lega veramente tanto, ragazzi. Siamo qua vista della seconda gara del regionale dell'Emilia Romagna e qua iniziano a fare, direi, vedendo al cestino che è molto viscida. Però noi adesso è molto presto, sono 7:30, 8:00, 7:30 e inizieremo a correre tipo intorno alle 9, quindi c'è tempo di asciughi. Siamo attaccati all'autostrada. Infatti la notte, ragazzi, è un bordello della Madonna. Ok, primo panettone, vediamo di quant'è. Primo panettoncino, siamo sui 15 metri qui all'atterraggio, si scende, altro panettoncino, quello veramente piccolo, proseguiamo. Ok, questa praticamente da prendere a fuoco, non si alza niente. Arriviamo al secondo panettone, vediamo un po', va su di un paio di metri, vedendo il cestino, da là a qua, al ceste, si può chiamare doppio questo? No. È un panettone scavato nel mezzo. Qua siamo sui 18 metri, si scende, curva a 90 gradi sulla sinistra. Allora, arriviamo, curva sulla sinistra, qualcuno la prende molto larga. Qua purtroppo è stato innaffiato un po' meno rispetto tipo all'inizio che si attacca, qui si riesce a camminare. Qui ci avviciniamo a un doppio, siamo sull'ordine secondo me da lassù in alto più di 3 metri sicuro. Ecco che arriva Alex e proseguiamo. Allora, dal dentino lì arrivare fino allo svalico siamo sui 20 metri. Questo dà l'idea al ceste che vai su molto in alto? No, questo no, questo è abbastanza basso perché la rampa è molto più bassa della roba centrale. Ok. Puff. Si riscende e si prosegue tutto su una serie di salti, uno dietro l'altro. Andiamo dal nostro doppio, si sale, qui si stacca per arrivare là. Diciamo che lì scende un po' di più, lì è un po' più piatta. Siamo sui 13 metri da là a qua, si riscende, qui di acqua ne è venuta giù il mondo, l'hanno affogata, perché la terra si riattacca di nuovo i piedi. Poi si risale, altro doppietto. Doppietto anche questo, lo chiamiamo panettoncino. Siamo vicino a Natale. Siamo sui 13 metri anche qui. Riscendiamo e curva 90 sulla sinistra. Qui abbiamo praticamente una doppia curva. Da là sembrava 90. Invece gira e poi riprende un'altra volta. È un bel curvone. Quasi a 180 gradi. Qui ci passano in parecchi sopra il lato, si vede che si formano un po' di canali qui e quella è una parte buona da poter uscire. Usciamo con una buona spinta e andiamo su questo dentino, che vediamo che cosa c'è dietro. Andiamo dal dentino, si riscende, altro rettilineo, anche qui è stata più che affogata. Infatti si vede da molto pesante qui. Altro dentino che ci porta a quella curva a sinistra. Curva a sinistra che ci porta a questo panettone di un paio di metri d'altezza. Vediamo quanto è lungo là dietro. Dallo stacco arrivare qua siamo sempre sui 18-19 metri. Scendiamo, curva piccola, 180 gradi. Andiamo dietro ad Alex. Si parte a fuoco per questo rettilineo qua. Arriviamo qui e al cesto, questo come lo chiamiamo? Non lo chiamiamo, questo è salto. Non è perché non c'hai la rampa adeguata quando oltre. C'è niente? No. Quindi praticamente dritto e... Meno che non vai a fuoco, qui la carichi forte. A fuoco fuoco? Ok, andiamo, segue dritto, arriviamo a quella curva lì sulla destra, curvone molto aperto. Qui la pista è veramente stretta, mamma mia se è stretta. Vediamo quant'è, 1, 2, siamo sull'ordine, ragazzi, dei 3 metri di larghezza, un po' piccola.
rispetto a quelle che siamo abituati noi. Niente, qui abbiamo una serie di wave, qua è bagnatissimo per terra, si sta incollando tutto. Sono quattro, una, un bucone, due, tre, quattro, perché secondo me chi esce tutto stretto, lì mangiano e qui non passa mai nessuno, forse. Andiamo da quelle quattro, rettilineo abbastanza lungo, curva secca, secchissima sulla sinistra e ci rimettiamo su quello che poi è il rettilineo della partenza, qua tutti i cancelletti, la nostra partenza che porta in questo curvone lungo sulla sinistra. Partenza del rettilineo che ci porta, alla fine non è neanche una curva, che praticamente gira poco sulla sinistra, sale leggermente, scende e poi abbiamo una curva che ti rimette sul rettilineo di fianco sulla destra. Anche qui l'hanno affogata, c'è di tutto e di più. Qua si arriva, curva sulla destra e ci porta a quel panettone. Saliamo sul panettone che è lungo, all'incirca i sempre soliti 18 metri, meno male quello che abbiamo visto, che partiamo dai panettoni, dai 10 fino a 16, 17, 18 metri. Scende, altro salto, altro panettone con una rampa, questa che a vederla così spara veramente tanto verso l'alto. Sale su, e beh, chi c'è qua, beh? Non possono mancare i nostri amici. Ciao, buongiorno. Te lo sai che sei a girare con la moto, giri con la moto da cross, te lo ricordi? Ma va un po' piano, ragazzi, perché ci sono un po' di mafia con i signori Zaffanelli, quindi bisogna togliere un po' di cavalli in più alla moto. Lo sappiamo che c'avete il 120. Esatto. Allora, qui abbiamo un panettoncino da 13 metri, scende e porta quella curva secca sulla destra. Curva sulla destra, qui abbiamo una gobbetta. Troviamo una gobbettina, si riscende, curva secca sulla destra, per poi andare sulla sinistra lì. Vediamo il giro. Molta gente passa sull'esterno, gli appoggi sono abbastanza sfruttati per quello che ho visto fino adesso. Curva a sinistra e poi qui abbiamo una serie di gobbette. Nel frattempo qui si sta allungando la fila modello Forrest Gump quando corre. Figa, ce l'ha fatta al contrario. Allora, gobbetta piccola, altra gobbetta che ci porta a una curva a sinistra. Ma forse è una pista di quelle che ti dà poco da respirare perché è veramente concentrata. Qui fanno spesso, la trasformano, la fanno diventare da supercross, ci fanno le manifestazioni, perché comunque ecco una cosa molto bella, laggiù dove c'è la Danny c'è tutto lo spiazzo per stare seduti e godersi la gara praticamente quasi interamente, si riesce a vedere tutta la pista. Curva sulla sinistra, altra gobbetta e ci porta quel panettone che va su, bella rampa. Oh signore, non ce la faccio andare su qui. Panettone da, siamo sui 15-16 metri, tutti tendenzialmente atterrano lì perché ne manca un pezzo. Curva sulla sinistra, nel frattempo là i medici stanno arrivando, stanno prendendo posizione. Curva sinistra, rettilineo, ricurva a sinistra e ripartiamo praticamente da dove siamo partiti. Questa, ragazzi, è la pista dell'Arena Cross di Carpi. Mi raccomando, se non avete fatto, iscrivetevi al canale, continuate a seguirci anche sugli altri social e ci vediamo al prossimo video. Ciao!